Grazie, Pastore, Dio ti benedica te e tutta la tua famiglia. Un caro saluto anche a tutta la fratellanza che è presente e quanti sono in ascolto. Intanto volevo dare la parola a mia moglie e poi dopo magari dirò io qualcosina prima della prega. Passo a tutti i fratelli e sorelle, sono veramente molto molto felice e onorata questa sera di condividere questo momento di comunione fraterna con voi, anche se stiamo a distanza, c'è lo Spirito Santo che ci unisce. Questa è una cosa, è un'opera meravigliosa che solo Gesù può fare nei nostri cuori. Voglio ringraziare il Signore per come ci sta dando questa opportunità, voglio ringraziare anche il pastore per l'invito e a voi fratelli, perché veramente per noi è una grande benedizione condividere le meraviglie che il Signore fa nella nostra vita. Siamo grati a Dio per tutto il bene che Lui fa nella nostra vita, per come ci conduce e ci porta avanti, malgrado le difficoltà, malgrado le situazioni difficili. Sicuramente voi potete dirne qualcosa, ma Dio è sempre presente e la sua mano è su di noi. Infatti, prima di testimoniare, volevo proprio leggere questo versetto che mi ha accompagnato in questa giornata e ha benedetto grandemente la mia vita, che si trova in Neemia. Al capitolo 2, il versetto, leggo solo una parte del versetto 8 che dice: Il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. E ogni attimo la benefica mano di Dio sulla nostra vita, sulla mia famiglia, sulla nostra e sull'opera del Signore. E voglio ringraziare il Signore per come mi dà questa meravigliosa opportunità di servirlo. Nel campo missionario, io non avrei mai immaginato che il Signore mi avrebbe chiamato qui in Africa, anche se comunque il Signore ci ha formati già da quando stavamo in Italia, perché mio marito curava una chiesa dove il 70% della fratellanza era africana e quindi questo ministero nel quale eravamo coinvolti. Per noi è stata una scuola missionaria. Il Signore ha cominciato a prepararmi proprio nella nostra comunità in Italia, fino a che poi, qualche anno dopo, è arrivata la vera e propria chiamata del Signore, alla quale non ho potuto assolutamente rinunciare, perché l'ubbidienza a Dio è la cosa più importante della nostra vita. Perché quando ubbidiamo a Dio, allora siamo veramente benedetti, anche se dobbiamo passare per delle prove, delle sofferenze, magari anche delle rinunce, però posso dirvi, fratelli, che per me la benedizione è stata proprio quella, il fatto di ubbidire al Signore. Il Signore ci ha profondamente benedetti e, come dicevo, la sua mano ci ha sempre assistito. Infatti, voglio condividere proprio giusto un paio di esperienze che ho potuto vivere qui in Africa. Non voglio dilungarmi troppo perché poi mio marito vi racconterà lui un po' il lavoro che faremo, però era all'inizio quando stavamo qui in Africa, noi non conoscevamo proprio tutto il territorio, io non c'ero stata una sola volta prima che di venire qui definitivamente e ricordo che mia figlia si ammalò in un modo abbastanza grave. Stette molto male, mio marito non era con me e cominciò ad avere febbre molto alta, vomito, dissenteria e io non sapevo cosa avesse. A dirvi la verità, pensavo fosse una semplice influenza perché non conoscevo ancora tutte le malattie che ci sono qui in Africa, tutte le infezioni. E era notte fonda, mio marito non era in casa perché era nella capitale per un problema, per un guasto che avevamo avuto alla macchina e quindi mi trovavo io da sola a casa con mia figlia e non sapevo chi chiamare perché qui non esiste il pronto soccorso, non esiste l'ambulanza, non sapevo a chi rivolgermi
E allora mi sono rivolta al dottore dei dottori, il mio signore. Ho detto, dopo aver comunque cercato in qualche modo di aiutare mia figlia, perché mi ricordo che lei piangeva e mi diceva, mamma, mi scoppia la testa, non ce la faccio più, e nel frattempo vomitava, io non sapevo cosa fare. Ho detto, signore, qualsiasi medicina che le somministrassi, lei non tratteneva nulla. E allora mi sono inginocchiata ai piedi del suo letto e ho detto, signore, io so che tu puoi ogni cosa e anche in questo momento tu puoi intervenire sulla vita di mia figlia. Fratelli, nel giro di 10 minuti, dopo la preghiera, una semplicissima preghiera, proprio di 2 minuti, mia figlia si è addormentata. E si è svegliata direttamente l'indomani che non aveva più nulla, però per scrupolo l'ho portata in ospedale perché volevo capire cosa avesse. E il dottore mi ha detto: signora, sua figlia ha fatto tifo e malaria contemporaneamente e l'ha presa in forma molto grave, però grazie a Dio il Signore l'ha liberata, l'ha guarita all'istante. E io voglio benedire il Signore perché quando noi lo invochiamo, lui è pronto ad intervenire e la sua mano benefica è su di noi ogni giorno. Un'altra testimonianza che voglio raccontare, poi vi saluto, passo la parola a mio marito, ma giusto per incoraggiarci, perché fratelli, veramente Dio è con noi e ci protegge sempre. Non dobbiamo mai pensare che Dio è lontano da noi, che ci abbia abbandonato, che oppure si sia dimenticato di noi, anche quando siamo nella tempesta, nel dolore. Dio è sempre lì e gli occhi del Signore vegliano sulla nostra vita. 2 mesi fa, il mese di dicembre, noi qui a casa abbiamo un magazzino dove abbiamo deposto tutte le cose che non usiamo. E da un po' di tempo io pensavo di cercare di mettere un po' in ordine e fare pulizia in questo magazzino, ma ogni volta che io mi accingevo a entrare in questo magazzino, sentivo dentro di me una voce dire non toccare nulla, mi diceva non toccare nulla, lascia stare. Io volevo pulire e ogni volta che provo per fare pulizia questa voce è proprio forte nel mio cuore. E allora un giorno ho detto a mio marito, ho detto, senti Antonio, dobbiamo pulire questo magazzino, chiamiamo qualcuno per farlo svuotare, cioè avevamo tante cose da buttare via. E così abbiamo fatto, abbiamo chiamato un fratello che è venuto con un piccolo camioncino. Fratelli, questo fratello ha trovato un cobra nel nostro magazzino. Il Signore non ha permesso che io non toccassi nulla perché magari sarei potuta essere morsa da questo serpente e Dio mi ha guardato, mi ha preservato. Gli occhi di Dio sono su di noi. Il Signore non ci lascia e non ci abbandona. E veramente voglio terminare proprio con la testimonianza di Neemia. La mano benefica di Dio è su noi, fratelli. Che Dio ci benedica e vi benedica tutti quanti voi. Pace del Signore. Gloria a Dio, fratelli, un caro saluto anche al pastore Roberto Grasso che lo vedo lì nel video e volevo ringraziare il vostro pastore per l'invito, rinnovare i ringraziamenti, consiglio di chiesa e grazie di cuore per la vostra presenza. Noi siamo qui in Terra Missioni in Costa d'Avorio, siamo a 4 ore dalla capitale, circa 4 ore dalla capitale. E ci troviamo in un villaggio che si chiama Dimbokro. Il Signore ci ha chiamato a predicare l'Evangelo in una grande etnia che si chiamano i Baulé. Vivono da indigeni e li troviamo nelle foreste, nella savana e nella giungla. Sì, sono indigeni perché quando tu vai in mezzo a queste tribù, sono estremamente poveri, non hanno niente. È difficile trovare un villaggio con acqua corrente e quant'altro. Ce ne sono, ma la maggior parte sono tutti senza acqua e senza corrente. La situazione materiale degli indigeni, dei Baulé, è particolarmente difficile perché loro si nutrono di quello che la terra, la giungla gli dà. Quindi il loro obiettivo la mattina, il loro problema, il loro scopo quando si svegliano è quello di andare nella giungla a cercare cibo. Poi c'è chi fa un po' di coltivazione, c'è chi ha qualche pollo, ma
è raro. Ci sono tantissime infezioni, noi siamo esposti ogni giorno al pericolo perché dove viviamo noi ci sono infezioni come la tubercolosi, il colera, il tifo, l'AIDS, c'è la malaria, insomma, infezioni di ogni genere. E quindi vi lascio un po' immaginare, causa anche, insomma, della non igiene che vivono questi indigeni. Questa è la realtà, materiale, in breve, ovviamente vi racconto. Poi c'è il lato spirituale che è tremendo perché, sono tutti animisti, si presentano come musulmani, ma la realtà è che sono animisti, quindi per chi non sa cos'è l'animismo, praticamente sono persone che adorano tutto, per loro ogni cosa è un dio. Vi lascio immaginare, ogni capo tribù è uno stregone, è un sacrificatore di animali, sacrificatore di esseri umani. Quando noi andiamo nella tribù, siccome che i Baule hanno la mentalità di essere capi, non puoi entrare a predicare l'Evangelo in una maniera così, in una certa libertà, assolutamente no. Per predicare l'Evangelo devi chiedere un incontro con i responsabili della tribù, con il capo tribù e quant'altro. Se loro ti danno l'ok, allora poi non c'è nessun problema. Le persone sono schiave, legate, prese da spiriti, da demoni, da oppressione, da paura e quant'altro, però vedono il capo della tribù come un punto di riferimento spiritualmente parlando. E per questo motivo le donne quando partoriscono, la prima cosa che fanno è portano i bambini dallo stregone per chiedere una benedizione. Vi lascio immaginare, le conseguenze che sono tragiche perché poi li mettono nelle mani del nemico delle nostre anime e questi, bambini nella loro, crescita, poi dopo vengono presi da spiriti e da demoni. Questa è la realtà, insomma, difficile. Io dicevo, fanno sacrifici per animali, di animali per il perdono dei peccati, le false guarigioni e quant'altro. Fanno sacrifici umani quando capita una maledizione che colpisce il villaggio, oppure che c'è una pandemia, insomma. Una forte carestia, loro per togliere secondo loro questa maledizione sacrificano una giovane vergine, la bruciano totalmente. Questa è la realtà tremenda. Però noi ringraziamo il Signore perché siamo i primi bianchi, così ci chiamano qui e così siamo, che predicano l'Evangelo in questa visione. In questo modo, come il Signore ci ha chiamato a farlo per grazia. La chiamata che Gesù ci ha rivolto per la sua grazia è questa. Noi collaboriamo con le Assemblee di Dio ivoriane nella regione di Yamoussoukro. Quando i pastori ci chiamano per raggiungere una tribù e impiantare una missione, rientra tutto nella nostra gestione. Andiamo lì. Predichiamo l'Evangelo a tappeto per un mese, concludiamo la campagna di evangelizzazione con 3-4 giorni di sera, svolgendo dei culti all'aperto, proiettando dei cantici cristiani in Baulé, con il centro la predicazione della parola di Dio. Fatto questo, la domenica mattina ufficializziamo l'apertura della missione. Pastore che collabora con me mi dà un responsabile che poi possa seguire la missione. Il nostro lavoro finisce quando la missione cresce
ben basata e c'è un locale di culto. Quando la missione diviene autonoma, noi la inseriamo nelle Assemblee di Dio ivoriane. Fatto questo, proseguiamo il nostro lavoro, quello di andare nelle tribù e predicare l'Evangelo. Ci troviamo in Costa d'Avorio, basati a Dimbocro, dal 2017 ottobre, dal 2017 ottobre fino ad oggi, attraverso tante situazioni che ci hanno accompagnato, difficili. Vogliamo ringraziare il Dio e al Signore vogliamo dare tutta la gloria perché abbiamo impiantato 31 missioni. Il Signore ci sta visitando, ci sta accompagnando con la sua grazia, con la sua presenza e con la sua potenza. L'Evangelo che predichiamo, vediamo i cieli che si aprono, i miracoli che si manifestano. Benediciamo il Signore perché in queste 31 missioni abbiamo impiantato una missione che si prende cura mia moglie insieme ad altre sorelle in un carcere femminile che si trova qui a Dimbocro e abbiamo impiantato una missione in un villaggio di lebbrosi. Svolgiamo anche delle campagne di evangelizzazione nelle scuole. Svolgiamo delle campagne di evangelizzazione in mezzo ai bambini con distribuzione di cibo spirituale, della predicazione della parola di Dio, di cibo materiale. Il lavoro è tantissimo, tantissime sono le richieste di aperture e missioni e vogliamo veramente benedire il Signore. Per questo approfitto anche. Vi ringrazio per il sostegno che ci date nelle vostre preghiere, perché io credo che se noi ci troviamo qui e ci sono dei risultati alla gloria di Dio, grazie soprattutto alle Assemblee di Dio in Italia che si sostengono e pregano per noi. Dio veramente vi benedica e vi dia il centuplo. Svolgere l'opera missionaria non è facile. Io personalmente mi sono ammalato tantissime volte, diverse sono state le volte che ero quasi alla soglia dell'eternità, che mi sono ammalato di malaria, infezioni e quant'altro, ma voglio anche testimoniare che sono state diverse le volte che Gesù mi ha guarito, mi ha liberato, mi ha aiutato, mi ha soccorso. E posso dire che Dio è fedele, il Signore non ci lascia e non ci abbandona, ci accompagna con la sua presenza e in mezzo alle tenebre, in mezzo all'inferno, il Signore ci dà grazia di vedere la sua potenza, la sua gloria e la sua meravigliosa grazia che si manifesta. Sono diversi i miracoli che abbiamo assistito. Per la grazia di Dio e vogliamo benedire il Signore perché il miracolo più grande, noi lo sappiamo, è quello della salvezza dell'anima. A me mi tocca molto, abbiamo visto dei ciechi recuperare la vista, dei zoppi che hanno camminato, ci sono state due resurrezioni, abbiamo visto del cibo che il Signore ha benedetto e ha moltiplicato. Ma il miracolo più grande che mi tocca sempre nella profondità dell'anima è quando predichi l'Evangelo, specialmente la prima serata, e vedi queste persone prese da paura, schiavi del nemico, e mentre che predichi Gesù, vedi le lacrime che escono dagli occhi, il Signore che li salva, li libera, li battezza, li guarisce, e vogliamo benedire il Signore con tutto il nostro cuore. Fratelli, continuate a pregare per noi, abbiamo bisogno del vostro sostegno nelle preghiere. Bene, detto questo, possiamo anche passare all'ascolto della parola di Dio. Se il pastore mi dà un ok con la mano. Ok, grazie, pastore. Fratelli, rivolgiamoci alla parola di Dio nella lettera di Paolo ai Romani. Mi metto le cuffie così lo potete sentire meglio.
Lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 8, dal verso 35 al verso 39. Dopo la lettura, fratelli, pregheremo per la parola. Dio ci benedica. Mi ripeto. Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 8, dal verso 35, dice così la parola del Signore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Verso 37, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Fratelli, chiudiamo gli occhi e preghiamo il Signore. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù affinché la tua parola possa scendere nei cuori di quanti ascoltano, Signore. Ti chiediamo nel nome di Gesù di spazzare via ogni umana distrazione. Ti invochiamo affinché lo Spirito Santo possa scendere e prendere il controllo. Guida la tua parola, Signore. Glorificati nei nostri cuori. Manifesta la tua grazia, la tua benedizione. Dona delle risposte al tuo popolo, alla tua Chiesa. Visitaci, Signore. Abbiamo bisogno di vivere un Evangelo con i cieli aperti. Abbiamo bisogno di un Evangelo che sia confermato dalla tua potenza, dalla tua grazia, dal tuo amore, compassione, misericordia. Signore, ti preghiamo, toccaci ancora in questa sera, ne abbiamo tanto di bisogno. Ti ringraziamo perché lo fai, Signore, nel nome di Gesù. Il benedetto in eterno. Amen, 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 fratelli. Il capitolo 8 dell'Apostolo Paolo ai Romani ci presenta la liberazione che abbiamo avuto per mezzo dell'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. L'Evangelo di Giovanni, a capitolo 8, versetto 36, dice: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Questo verso di Giovanni ci fa comprendere che solo Gesù può liberare l'uomo dal peccato. E se vogliamo applicare questo verso alla Chiesa del Signore, possiamo dire che solo Gesù può liberarci dagli attacchi infernali, da uno spirito di religiosità, dalle paure, dalla mondanità, dal peccato, dalla malattia, dalla tentazione e dalla prova. Il capitolo 8 di Paolo, Apostolo Paolo ai Romani, ci parla della libertà che abbiamo per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Ci presenta il valore della grazia, la potenza della grazia, in confronto a quello che avveniva quando si viveva sotto la legge nell'Antico Testamento. Fratelli, la grazia di Cristo ha reso tutto possibile. L'impossibile, possiamo dire, lo ha reso possibile. Noi eravamo peccatori senza speranza, non lo vogliamo mai dimenticare, da dove siamo venuti è quello che Gesù ha fatto nella nostra vita, ma la grazia di Dio ci ha fatti peccatori, sì, ma salvati per grazia. Fratelli, la grazia di Dio ci basta. Perché
perché è superiore ad ogni bene che si può trovare in questo misero mondo. Se hai la grazia di Dio, hai tutto. La grazia di Dio è superiore alle prove, alle malattie. Il vivere per la grazia ci porta a vivere una fede di potenza, di miracoli, di prodigi, di vittoria, di gloria in gloria. Ci fa vivere un cristianesimo non di religiosità, ma un cristianesimo vivo, come Gesù vuole che la sua Chiesa lo viva. E abbiamo raggiunto un villaggio poco tempo fa. Questo villaggio si chiama Gran, a 130 chilometri di giungla. Vi lascio immaginare, fratelli, quando ti inoltri nella giungla, c'è lo sterrato, non c'è strada, è piena di buche. Insomma, la situazione veramente è particolare ed è difficile. Abbiamo raggiunto questa tribù, non avevano corrente, non avevano acqua. C'era questa un'epidemia di malaria su tutti gli abitanti di questo villaggio. Abbiamo svolto la prima campagna di evangelizzazione di sera. Noi abbiamo tutti gli strumenti, le casse, i faretti per illuminare e quant'altro. Il dirigente, chi presiedeva l'evangelizzazione, mi ha chiamato poi per predicare. Mentre che stavo aprendo la parola di Dio, vedo una mano alzata ed era il capo tribù. Ha chiesto la parola, ho detto: dimmi cosa hai bisogno. Fa: noi sappiamo che è Dio che vi ha portati qua, e questo era uno stregone. E noi abbiamo dei grandi problemi, ma il più grande è quello che siamo senza corrente da mesi, che stiamo chiedendo al comune di installare e impiantare i pali con i cavi della corrente per far sì che la corrente possa venire. E l'ultima volta che siamo andati, il tecnico del comune ci ha detto: ci vuole solo un miracolo per far sì che i furgoni arrivano da noi. Allora, per questo vi chiediamo se potete pregare. Mi ha toccato il cuore, abbiamo pregato subito, tutta l'equipe che era con noi, abbiamo invocato la misericordia di Dio, e dopo la preghiera è continuata l'evangelizzazione. Il giorno dopo, stessa scena. Fratello presiedeva, mi chiama, io vado avanti, prima di aprire la parola di Dio, sempre il capo tribù alza la mano e chiede la parola. Faccio: dimmi cosa è successo. Fa: no, è successo che stamattina sono arrivati i furgoni con i pali, con i cavi per impiantare la corrente, e Dio ha risposto alle vostre preghiere. E adesso abbiamo un altro problema, che c'è questa epidemia di malaria. Ho detto: va bene, adesso però preghiamo poi nell'appello alla fine dell'evangelizzazione. Così è stato, fratelli. Il Signore ha visitato questa campagna di evangelizzazione. La domenica mattina, nell'ufficializzare l'apertura di una nuova missione ADI, abbiamo avuto davanti a noi, per la grazia e la gloria del Signore, diversi che sono stati salvati, battezzati di Spirito Santo, e tantissime guarigioni dalla malaria. Il Signore vada tutta la gloria. Sempre in questo capitolo l'Apostolo Paolo paragona tutto quello che si vive su questa terra, di sofferenze, di prove, dolori, difficoltà, e lo mette in confronto al cielo. Infatti al verso 18 dice: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria, dice, non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestato a nostro riguardo. Ciò che Dio, fratelli, ha preparato per noi è qualcosa di glorioso, eternamente glorioso. Fratelli, uno dei consigli che lo Spirito Santo vuole dare stasera alla sua Chiesa: Dio ci dia grazia di vivere un cristianesimo cercando e dipendendo dalle ricchezze che vengono dal cielo, dal trono della grazia di Dio, dalla sua presenza. L'Apostolo
Giovanni è avanti negli anni, ma in Apocalisse fa questa meravigliosa esperienza e dice, momento particolare della sua vita, e dice, e vidi e udì i voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi, agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria, la lode, e invito la Chiesa, fratelli, a dire un grande amen, alleluia, gloria al Signore. Fratelli, Gesù ritorna, in cielo incontreremo angeli, arcangeli, serafini, cherubini, incontreremo Gesù portando la croce, incontreremo Gesù, alleluia, colui che ha vinto la morte, l'agnello immolato che ha vinto, il leone della tribù di Giuda, l'Alfa e l'Omega, il re dei re, il Signore dei signori, il principio e la fine, il Redentore, colui che è al di sopra e resta al di sopra di ogni cosa. Fratelli, sorelle, se tu sei scoraggiato stasera, voglio dirti nel nome di Gesù che il Signore è al di sopra della tua sofferenza, della tua prova, è al di sopra della persecuzione, della malattia che può essere nel tuo corpo. Voglio dirti stasera che Gesù ha vinto, alleluia, anche per te e per quello che stai vivendo. Dicevo, sono diversi i miracoli che il Signore sta manifestando, fratelli, noi li raccontiamo, siamo qui come testimoni, non siamo niente, non siamo nessuno, ma siamo chiamati ad essere testimoni di quello che Gesù fa. E dicevo, sono diversi i miracoli, ma ho messo un miracolo che mi ha toccato tanto, un'evangelizzazione che abbiamo fatto in mezzo a dei bambini, abbiamo preparato un'evangelizzazione, una nostra missione, il villaggio si chiama Aiua, e preparammo questa campagna di evangelizzazione con il cibo, 250 bambini avevano preparato delle polpette con il riso e la salsa. E ci prepariamo, mia moglie da buon napoletana prepara queste polpette, e il venerdì, sabato pronti via, ci troviamo nel villaggio, nel locale di culto per svolgere la campagna di evangelizzazione. Io sono un po' fissato con i numeri e per questo ho dato i compiti a dei giovani che vengono con noi e svolgono l'opera missionaria insieme a noi, fratelli in Cristo, e li ho messi a contare. Quindi ogni volta che ho un'evangelizzazione devo sapere quanti sono presenti. È la mia fissazione, scusatemi. E praticamente succede che inizia la campagna di evangelizzazione, arrivano i primi 100 bambini, poi ne arrivano 200, poi ne arrivano 300 e poi ne arrivano 400. Mia moglie mi chiama, mi hanno detto che ci sono 400 bambini, ma c'è solo il cibo per 250 bambini. Fratelli, per noi che per grazia di Dio non ci manca il cibo, può sembrare un nulla, no? Se non mangiamo una giornata. Ma per un bambino, quando dici dai la voce nel villaggio, sabato arriva la missione italiana, porta un po' di cibo, magari quel bambino per 3-4 giorni non ha mangiato, tu non puoi assolutamente venir meno. Allora ho preso subito la parola, i bambini erano presenti, ho detto bambini, allora abbiamo un problema, c'è cibo per 250 di voi, però voi ne siete 400, quindi dobbiamo pregare Gesù che benedica il cibo. E c'è stato un amen pentecostale da parte dei bambini, abbiamo pregato in una maniera molto semplice
E poi dopo i fratelli hanno iniziato a distribuire i piatti con il riso, le polpette, e vedevo che il cibo stava, insomma, arrivando a tantissimi bambini. Poi a un certo punto mi sono affacciato nel pentolone delle polpette e vedevo che le polpette erano ancora lì. Fratelli, alla conclusione di questa evangelizzazione possiamo testimoniare e dirvi che il Signore ha dato il cibo a tutti i 400 bambini, alle mamme che hanno portato i bambini, ai collaboratori che sono venuti con noi, e le polpette sono pure avanzate alla gloria del Signore. È un capitolo che ci presenta una certa qualità di credenti, come devono vivere il cristianesimo i credenti. Fratelli, siamo chiamati a vivere un evangelo non teorico, non basato solamente sulla conoscenza, ma un evangelo pratico, vivo, dove ci porta ad avere una fede viva, fatta di segni, miracoli, prodigi. Fratelli, dobbiamo chiederci, ognuno di noi stasera, se il cristianesimo che viviamo è un cristianesimo che apre le porte del cielo, oppure è un cristianesimo dove il cielo è chiuso su di noi. È un capitolo che ci parla di vittoria. Il popolo di Dio è un popolo vittorioso, più che vincitore. Siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Lo Spirito Santo stasera ci ricorda che possiamo essere vittoriosi, vincitori. La vittoria della Chiesa è alla croce di Gesù. Non è nelle novità, non è nel progresso, non è nei grandi locali o piccoli locali che possiamo avere. Non è nei talenti che per grazia di Dio abbiamo in mezzo di noi. La vittoria della Chiesa è alla croce di Gesù. La vittoria della Chiesa è quando la Chiesa brama, desidera, ha sete, ha fame di vedere la Pentecoste, la potenza di Dio che scende nei culti. Alleluia. Fratelli, abbiamo bisogno di ritornare a vivere i culti pentecostali, dove lo Spirito Santo si muove, soffia, dove Gesù perdona, guarisce, battezza, alleluia, riempie, il Cristo che dona i ministeri. Abbiamo bisogno di vedere la manifestazione di Cristo, dello Spirito Santo nel mezzo di noi. Una cosa è certa, fratelli, i tempi sono particolari, ma voglio dirvi che Dio protegge la sua Chiesa. Mi ricordo ancora la testimonianza della prima campagna di evangelizzazione che abbiamo svolto. Era la prima, fratelli. Mo immaginate, mia moglie, mia figlia Anna non conoscevano una tribù, non sapevano niente. Io già avevo avuto delle piccole esperienze, e la sera sul tardi ci venne a prendere questo caro servo di Dio una macchina, un gippone, non so se aveva 100 o 200 anni, lascio immaginare. Il motore, a un certo punto dico vicino al pastore: ma quanti chilometri ha, pastore, questo motore? E lo dico mentre che stiamo andando nella giungla. E lui mi dice: Antonio, a 400 miglia si è bloccato, non lo so, è da anni che vado avanti così. No, lascio immaginare la scena, l'incoraggiamento che stavamo dando nella tribù prima sera, campagna di evangelizzazione. A un certo punto noto che solo i fari della macchina e la luna ci faceva luce. Mentre che siamo nella giungla, fratelli, a un certo punto si spegne la macchina. Io non vedo nessuno più, nemmeno il pastore che era a fianco a me. Dico: pastore, pastore, che è successo? Fa: scendiamo. Non voleva far spaventare né a mia moglie, il pastore, né mia figlia Anna, che aveva 14 anni allora, 13 anni. Ma scendiamo e preghiamo. C'è l'unica cosa che possiamo fare: scendiamo e preghiamo. Abbiamo iniziato a cercare la misericordia di Dio. Fratelli, il Signore non ci lascia. Se stasera tu pensi che il nemico, il Signore ti sta lasciando,
Che il nemico sta vincendo contro quello che stai vivendo, stai sbagliando. È una menzogna che il diavolo ha messo nella tua testa, è una menzogna. La verità è che Gesù è con te, non ti lascia e non ti abbandona. A un certo punto, fratello, mentre che stavamo invocando il Signore, pericoloso, pericolosissimo, escono, qui li chiamano i microbi, no? Sarebbero i ladri violenti, che escono con i macete. A un certo punto, fratelli, mentre che stavamo pregando, vedo una piccola luce da lontano che si avvicina ed era uno su una moto. Questo si ferma la moto, scende dalla moto, pace, fratelli, vabbè, qui pace non dico, buonasera. Praticamente era un fratello in Cristo che era meccanico ed elettrauto, che era andato a visitare dei suoi parenti in una tribù e il Signore gli aveva detto: guardate come Dio è grande, non fare questa strada stasera, fai un'altra strada. Perché doveva fare quell'altra strada? Perché ci doveva venire in soccorso. Ha collegato i cavi e gloria a Dio, la macchina è andata in moto e siamo andati, il nemico è stato sconfitto e siamo andati alla campagna di evangelizzazione. Pensate che la prima campagna di evangelizzazione, i culti sono iniziati alle 7 di sera e all'una di notte dovevamo dire vicino agli indigeni, i pastori che erano lì, l'equipe che lavorano con noi, andatevi, venite domani, perché il Signore stava benedicendo molto, salvando, battezzando, guarendo, è stato qualcosa di meraviglioso e benediciamo il Signore anche per questo. Pastore, io continuo, se vedi che mi allungo, alza la mano e poi... Il capitolo 8 dei Romani ci parla di un cristianesimo vittorioso che la Chiesa è chiamata a vivere. Purtroppo oggi sono molti i credenti che vivono un cristianesimo da perdenti, perché hanno perso la loro comunione con Dio, non frequentano più la Chiesa, invece di stare davanti alla presenza di Dio stanno davanti a un computer, un cellulare o davanti alla TV. Fratelli, la vittoria che Gesù oggi vuole dare alla sua Chiesa è sulla religiosità. Il Signore ci deve liberare da uno spirito di religiosità. La realtà di questo testo è che Gesù vuole che noi viviamo un cristianesimo basato sulla parola e sulla potenza di Dio. Fratelli, Dio ci aiuti, perché dobbiamo ritornare a dare del tempo al Signore, no? Viviamo in un momento dove siamo così immersi da impegni che tante volte arriviamo la sera che non riusciamo nemmeno a guardarci nello specchio. Dona un tempo a Dio. Se non ci riesci durante la giornata, svegliati la notte e cerca il Signore con tutto il nostro cuore, consacrati, santificati, dona un tempo al Signore, ti faccio vedere come lo Spirito Santo scenderà e si manifesterà nella tua vita. In poche parole, tutto, fratelli, dice qui l'Apostolo Paolo, ci fa capire, lo dice nei primi versetti, coopera al bene per quelli che amano il Signore. I momenti che possono sembrare dolorosi, quello che prevale è la potenza di Dio in noi, è l'opera di Dio in noi. Quando i discepoli si sono trovati nella tempesta, hanno sperimentato la potenza di Dio nella loro vita, la potenza di Gesù. Gli amici di Daniele nella fornace ardente hanno sperimentato Gesù che era con loro in quella fornace ardente. Lazzaro, le sorelle, hanno sperimentato la potenza della resurrezione. Fratelli, abbiamo bisogno che il Signore ci visiti in maniera antica. Paolo molte volte ha dovuto fare delle esperienze dolorose, lui le scriverà, no? Nelle sue epistole: sono stato in pericolo di morte dai giudei, 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, sono stato 3 volte battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo, con i briganti, con gli stranieri,
nella città, in pericolo nei deserti, in pericolo nei mari, in pericolo tra i falsi fratelli, in pene, nelle veglie, nella fame, ma liberato dall'orso, liberato dai leoni. Sono stato nel freddo, dirà Paolo, e nella nudità. Ma lui scriverà: noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Perché, fratelli? La grazia di Dio fa la differenza tra noi e le persone del mondo. La presenza di Cristo, fratelli, fa la differenza, alleluia. Questo linguaggio di Paolo non è un linguaggio di un credente perdente, afflitto, deluso dalla fede che vive. Fratelli, la vita cristiana è un cammino con Gesù. Signore, stasera, nei nostri momenti difficili, facci sentire, non vogliamo che tu ci liberi, ma facci sentire la tua potenza. Vogliamo anche restare nella prova, ma facci sentire il fuoco pentecostale. Alleluia. Vogliamo anche restare come Paolo e Sila in prigioni. Signore, ma nella nostra lode facci vedere come fai tremare l'inferno. Facci vedere la tua presenza, facci vedere la tua gloria. Alleluia. Vado alla conclusione. Siamo chiamati a vivere un cristianesimo per grazia e di vittorie. Sì, le vittorie che possiamo avere sono per mezzo e per i meriti di Cristo Gesù e nel nome potente di Gesù. Fratelli, vado alla conclusione. La nostra forza è nel nome del Signore. Stasera presenta i tuoi combattimenti, le tue prove, i tuoi momenti difficili. A Dio nel nome di Gesù presenta le tue preghiere, le tue richieste. A Dio nel nome di Gesù uscirai da questa situazione più che vincitore, per mezzo e per i meriti di Cristo Gesù, nostro Dio, nostro Salvatore, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Volevo, fratelli, che tutti fermiamo gli occhi e volevo pregare, se il pastore mi dà il consenso, per voi. Alleluia. Gloria a Dio. Adesso ci troviamo davanti alla presenza di Dio. La presenza di Dio è davanti a te, davanti alla porta del tuo cuore. Il Signore è presente perché vuole fare qualcosa nella tua vita. Il Signore non vuole che vivi così, ti vuole visitare, vuole elargire una sua promessa, ti vuole toccare, vuole intervenire nella tua vita e nella tua casa. E allora questo è un appello che faccio a quanti desiderano stasera che Gesù apra il cielo e scende con la sua grazia e la sua potenza nella tua vita e in favore di quello che stai vivendo. Se lo desideri, alza la tua mano, io poi prego per te. Alleluia. Dio vi benedica. Voi che avete alzato la mano, fratelli, alzatevi all'impiede, io pregherò per voi. È un appello che state facendo al Signore. Alleluia. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Alleluia, Dio vi benedica. Gloria a Dio. Se c'è qualcun altro ti puoi alzare e poi io concludo con una preghiera. Alleluia. Grazie, Signore. Preghiamo, fratelli. Signore, ti preghiamo. Nel nome di Gesù, alleluia. Ti preghiamo, Signore, e ti chiediamo di venire in soccorso alla tua Chiesa, alla nostra vita. Ne abbiamo tanto di bisogno, Signore. Ti prego nel nome di Gesù per questi cari che si sono alzati, non davanti a un uomo, ma davanti alla tua presenza. Sì, davanti a te, che sei l'immutabile, che non cambi, che sei lo stesso, che accompagni la tua Chiesa con segni, miracoli e prodigi, che compi dei miracoli nelle nostre famiglie. Ti prego nel nome di Gesù, Signore, di visitare, di manifestarti, di intervenire con la tua presenza, con la tua potenza nella loro vita,
nella loro vita spirituale, nella loro vita materiale, se ci sono delle malattie, nel nome di Gesù le sgridiamo e ti chiediamo, Signore, che la guarigione che viene dalla tua presenza possa prendere il controllo, Signore, della loro vita e possa manifestarsi nella loro vita. Ti prego nel nome di Gesù, se ci sono dei momenti difficili nelle loro case, tu sei il Dio di ogni famiglia della casa di Israele, scendi con la tua potenza, Signore, e visita le case di quanti si sono alzati, Signore. Ti prego e ti ringraziamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Ti prego anche per il pastore, il consiglio di chiesa, donagli la salute fisica, spirituale, l'unzione, la potenza, la protezione, Signore. Visitali, Signore. Aiutali, Signore. Fai del bene alla loro vita. Ti ringraziamo con tutto il cuore. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen.